Si pensa che con la decisione dell'uomo di diventare stanziale tra il 1000 e il 5000 avanti Cristo, specializzandosi nel coltivare e allevare ciò che gli serve per nutrirsi, anziché andarselo a cercare o a rincorrerlo per chilometri, e quando nascono le prime civiltà, che l'uomo capisce una cosa fondamentale: le stelle sono prevedibili. Non sa cosa siano, ma si rende conto che giorno dopo giorno la loro posizione relativa non cambia. Anno dopo anno si ripresentano sempre nello stesso punto e alla stessa ora. La sua curiosità lo porta a chiedersi come può usare questa scoperta. Perché no? Potrebbe essere comodo utilizzarle come cronometro per scandire il passare del tempo. Nascono così calendari astronomici, utili per la vita lavorativa, civile e religiosa di ogni civiltà. Non dobbiamo però necessariamente immaginare questi calendari simili a quelli che utilizziamo noi oggi. In alcuni casi potevano essere stele o pitture o rappresentazioni artistiche legate a particolari eventi astronomici, ma più comunemente erano edifici, il cui allineamento con stelle, punti cardinali, il sole o la luna, in certi giorni o periodi dell'anno davano il via a eventi, cerimonie o attività di vita quotidiana. Spesso la posizione e l'orientamento degli edifici stessi era fatto in modo tale da ricreare la forma di una costellazione di particolare interesse o significato per il popolo. Ne sono un famoso esempio non solo le tre grandi piramidi di Giza, che riproducono la cintura di Orione, ma anche l'acropoli di Alatri, Frosinone, che riproduce la costellazione dei Gemelli. In questo modo, il sorgere o il tramontare di certe stelle o costellazioni diventa sinonimo dell'inizio di periodi, feste o attività da svolgere. L'astronomia diventa così parte integrante della vita sociale degli uomini. Risalgono a questo periodo nomi che utilizziamo ancora oggi, come quelli usati per indicare i pianeti, ad esempio. All'epoca solamente 5 degli 8 che conosciamo oggi erano osservabili, in quanto sufficientemente luminosi da essere chiaramente visibili ad occhio nudo, e conservano ancora oggi il loro nome datogli in onore delle divinità pagane: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Ma non sono solo questi nomi che utilizziamo ancora oggi e che hanno radice in quest'epoca antica. Lo stesso termine settentrione, usato per indicare il nord, ha origini nella mitologia romana. L'asterismo del grande carro, infatti, è composto da 7 stelle, i 7 buoi, in latino septentriones. Poiché questa costellazione non tramonta mai dalle nostre latitudini e si trova sempre a nord, da qui il termine settentrione. Infine, il termine canicola, utilizzato per indicare le ore più afose delle giornate estive, prende spunto dalla costellazione del Cane Maggiore, che proprio nei mesi estivi sorge e tramonta assieme al Sole. È in questo periodo in cui sorgono le grandi civiltà classiche, come quella egiziana, greca e infine romana, che il sapere astronomico si fa più completo e si gettano le basi di una conoscenza che durerà per secoli.